Si parla molto di redditometro, la presidente Meloni fino a poco tempo fa lo riteneva uno strumento, diciamo, non accettabile dal loro punto di vista. Si apprestano a costruire un nuovo strumento. Cosa ci può dire di questa cosa? Ma intanto registro che la Premier Meloni ha bloccato il vice ministro Leo perché dice non dobbiamo essere invasivi, non dobbiamo entrare nelle case, nei conti correnti degli italiani. Ma voglio dire alla Meloni che ad essere invasivo è questo Stato che taglia la sanità pubblica, taglia il trasporto pubblico e non consente a cittadini che pagano le tasse di avere servizi pubblici decenti. Del resto, rispetto a una Premier che ha detto che pagare le tasse è come pagare un pizzo di Stato, cosa ci possiamo aspettare? Noi abbiamo di fronte cittadini che le tasse le pagano e contribuiscono all'erogazione dei servizi. Chi non le paga magari ha un tenore di vita alto, che fanno i furbi e che questo governo premia. Ecco, questo è il governo che premia i furbi.